Arte Venatori e Bracchi di Weimar è un progetto gratuito e ambizioso che si pone l'obiettivo di far conoscere la caccia con il cane ai fortunati possessori di Weimaraner. Muove dalla considerazione che, nonostante nascano in Italia oltre 1.000 esemplari ogni anno, solo poche decine di bracchi di Weimar vengono avviati all'attività venatoria. Ed è un peccato perché il Weimaraner viene privato della possibilità di esprimersi nell'attività a lui più congeniale e per la quale è stato creato. Il progetto, nello stesso tempo, mira a far conoscere l'arte venatoria e a formare cacciatori cinofili, rispettosi della natura e dell'ecologia, concetto che è alla base della caccia responsabile e sostenibile, un'attività millenaria che, operando nel rigoroso rispetto della tradizione, della legge e secondo le indicazioni provenienti dalla scienza, merita di essere conosciuta e amata. Il Weimaraner è un cane da caccia. Teoricamente dovrebbe essere acquistato principalmente, se non esclusivamente, da cacciatori. Il maestro Vario Rigoni-Stern, che quando scrisse di caccia disse: la caccia è libertà, sole, spazi e tempeste. Penso di essere stato il primo giudice che ho giudicato una prova di Weimaraner 10 anni fa. L'utilizzo principale, poi dopo lo vediamo nella passione e quella che poi sul terreno, quando andremo a caccia con il nostro cane, è esplicata principalmente in quella che è l'azione di caccia e la cerca sul terreno, che diventa l'elemento più importante. Il cane è un predatore, per altre cose è un carnivoro stretto. Quando noi prendiamo il cane e andiamo nella macchia, è il cane che porta a caccia noi, non noi che portiamo a caccia il cane. Perché abbiamo una selezione totalmente diversa da paese. Io vi prendo 4 paesi che sono i generali dove questa razza è molto più utilizzata, che sono America, Francia, Germania e Italia. Chiamala, Nina. Chiamala, chiamala, chiamala. Nina. Discesa, mi comando.